Benvenuti a tutti, poi ci sul canale, sono Pigliati e oggi siamo di nuovo qua su Call of Duty Black Ops. Stavo riprendendo fiato e creando anche un po' di suspense. Luogo dello schianto, ci mancano 6 missioni alla chiusura di questa avventura sostitutiva di Kingdom Hearts che tornerà ben presto appena io e Reg saremo riusciti a incontrarci per registrare nuovi episodi, anche se a questo punto prima finiamo Black Ops e poi continuiamo Kingdom Hearts, ovviamente. Let's rock, veterano come sempre, qua, come line, e anche un pelino basso, appena appena, meglio che non lo tocco oltre, però dovrebbe essere più che perfetto, ho fatto anche plurime verifiche, ho tenuto la telecamera un pelo più lontano. Sì. Reznov diceva che avevano ucciso più gente di quanto io immaginassi. Ascoltami bene, Mason. Non puoi fidarti di Reznov. Qualunque cosa ti racconti, qualunque cosa ti dica. Ma ci ha consegnato il dossier su Clark. Ci ha portato la nuova serie. Reznov non è la persona che credi. No, no! È mio amico. Mi ha aiutato a fuggire. Che faccia? Lag. La guerra di chi? E che cazzo sei tu? Continuo a sentire quei cazzo di numeri. È una trasmissione, Mason. I numeri provengono da una trasmissione radio. Ti hanno fatto il lavaggio del cervello. Nel MacCop, l'impresa fusion di McDonald's e la Coop. Il MacCop. Madonna, ragazzi, ma ce l'ho un fazzoletto. C'ho gli occhiali che non hanno la patina di nebbia. Peggio, vedo un cazzo. Mason, sei un coglione. Che tu continuo a sentire quel cazzo di numeri, magari giocali all'otto, non chissà mai che vinciamo. Prendere sul serio un videogioco, continuo a sentire quel cazzo di numeri, giocali all'otto, magari vinciamo. Recuperiamo la nuova 6 prima che i sovietici portino via tutto. Va bene, muoviamoci. Sì, vabbè, quello che se ne va con i cavi esposti così. Uè. Che cazzo state facendo? Non giocate con i prigionieri di guerra, su. Ecco il nostro passaggio, andiamo! Arrivo, scusate, mi stavo guardando intorno. Cosa ho di armi? So, Ok. vero? Vero? Non ce l'hanno fatta. Mettiti all'arma e non farti uccidere. Signore, va bene. Mi metto la guida, andiamo. M202, Bowman, allarma di tributo. Mason, a te il timone. Ehi, io. Vediamo come se la cavano ora. Cioè, hanno mobilitato un intero esercito per andare a recuperare Si balla. la roba da un cazzo di aereo battuto. Guarda che roba. Giustamente Rolling Stones, sia mai che. Attenzione, accampamento nemico davanti a noi, E RPG! me ne frega il giusto. Mason, parla con l'arma principale! A me frega il giusto dei nemici alla distanza, perché tanto c'ho quelli davanti che non mi si spostano dal. Ovvero una retromarcia abusiva, perché. Sì, vabbè, ma che cazzo di mira quell'RPG? L'RPG, tra l'altro.
cioè, noto RPG, dice si lancia razzi a banana, perché nel senso non c'è azzecca manco sotto tortura. Vabbè, sta barchetta di merda, poi tra l'altro gli alleati che si mettono in mezzo al cazzo, cioè si può che io devo giocare con questa barchetta di merda che fa colonna, guarda, fermoni di merda, dai, dove cazzo è il clacson quando serve, spostati, figa, fa cazzo di colonna sto testa di minchia, spostati, guarda di là, spara così. Cioè guardali, ma come si fa a fare queste cose? Cioè capite che siete americani proprio, cioè non fa, non potevate vincerla. A parte che guarda come si sminchia. Va l'ignoranza, guarda che belligeranza inutile. Ma io non mi ricordavo si surriscaldasse così rapidamente sta merda. Scusami, ma poi non ci azzecca nulla sta mitragliatrice. È la mitragliatrice dei puffi, guarda che schifo. Era ora. Cioè guarda, non ci azzecca un cazzo sta mitragliatrice. Ma un cazzo proprio. E ho capito, ma ci stanno pigliando con gli RPGs. Ma boh. Sì, ma non serve lo zoom, non è questione di zoom. Boh, ma non fare il guerrafondaio su Dista, Cristo. Cioè mi sono arrivati 4 RPG. E i nostri che non ci azzeccano un cazzo. Guarda che schifo. Ma che è sta merda? Boh. Stiamo collaborando con... Ma va, Vorkuta ce la siamo cavata anche meglio. Questa è assalto all'accampamento in The Gully Style. E questo è attacco Vorkuta The Gully Style. The Gulling è un giochino. Boh, io sparo, raga, cioè nel senso non so. Va l'ignoranza. Ma quella cazzo di torre va giù, e dai, ora. L'unica parte in questo momento interessante di questa missione è che ci sono i Rolling Stones di base. Porco. Sì, vabbè. Là. Va laggiù, ignoranza. Va l'ignoranza laggiù. Certo. Cioè, è morto o no? Oh. Bravi. E basta. Ma che cazzo è? Ma da sott'acqua ci stanno sparando? Guarda, da sott'acqua, guarda lì! Madonna, da sotto l'acqua!
Che poi è bello che io punto in avanti la levetta e si gira indietro la barca, bello. Che bello. Vaffanculo. Cioè, il bello è che ci sono i nostri alleati da sopra e non fanno un cazzo. Cioè, boh, dimmi tu. Essere l'ultimo. Sì. Mm-hmm. Arco. Spara, spara. Quello cosa? Non c'è un cazzo ancora. Qua se non andiamo, se non si va piano ci fottono. Arriva qualcosa di grosso, ragazzi, ci siamo! Caccia torpediniere, mirati a poppa e dottore lì! Fuga! Sarà lì fermo, Mason! Quello affare ci farà pezzi! Per questo sto fuggendo, fuga! Mason, usa quegli edifici come riparo! Vai retromarcia, retromarcia. Sono secco. Ma a fuoco, continuiamo così. Picchialo, 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 vai così. Oh, ma dai. Figa, gli ho sparato addosso con i lanciamissili. Non ci azzeccate ma manco sotto tortura voi, là davanti. Caccia torpediniere, mirati a poppa e motore. Ma sti cazzi. L'abbiamo preso! Mi sono andato al medico! Eh? Ah! E niente. Il ragazzino non ce l'ha fatta. Giuro su Dio, Woods piangeva di nascosto. Per non farsi vedere da noi. E tipo sti Kaiser dal momento che insomma tranquillo per ora. Un momento. Più che un assalto via fluviale è stata una barzelletta sta roba. Battuto, rispondete. Qui non c'è niente. Stronzate. Bowman, che è successo? Guarda i bufali. Qui non c'è niente. L'aereo deve essere qui intorno, Mason. Grafcecco è vicino. Mm-hmm. Ma a cagare. Grafcecco è vicino, lo sento. Che hai detto? Grafcecco è qui vicino, lo spero, cazzo. Sarò trovato più avanti, mi collego. Ho la conferma visiva e tutto distrutto. Ci sono canali e oggetti sparsi ovunque, ripeto. Penso, va verso la sponda, non abbiamo molto tempo. Wolf 10, qui Centurion 3. Seguitemi, potete. Finalmente, mi sono. Ho un sopravvento. La chiave per arrivare a Steiner e Dragovic. Va l'acqua buggata dappertutto. Metti uno dei tuoi uomini a guardia della barca. Gli altri con me, ora! Attività, vengono verso di voi. Lo sento che non vuole fare. Supporto aereo, ora! Certo. Io sono morto adesso ancora una volta perché c'era il cazzone là davanti, pelatino col cazzo di elmetto a scodella per... Poi chiediamoci perché l'armata rossa era meglio dell'armata americana, eh? Chiediamocelo. Quelli o combattevano bene o finivano... Cioè, poi guarda i proiettili.
Guarda i cazzo di proiettili che li colpiscono e questi rimangono in vita, cioè ma che cazzo sono? Oh, ma quanto ci vuole? Cazzo, è scoperto in mezzo al campo fiorito, cioè che... deficienza artificiale. Aia. Aia. Cioè, due colpi ha sparato e mi ha centrato tutte le volte. E niente, oh, ragazzi, mi colpiscono tutte le volte, che cazzo. E basta. E ha rotto i coglioni. Ma quanta Cristo di gente può esserci? Abbiamo finito? Cecchini, tra gli alberi! C'è uno vicino alla cascata! È a terra! Da! Datemi fuoco di copertura! Ma che questi ce li fanno venire addosso! Che copertura! Aia. Gli hai russi. Ecco. Lo sapevo io. Mo mi prende sul tallone e muoio, guardalo, eh. Ebba! Oh! Ecco! Oi Reds! Io tiro una granata, non so, là. Qualcuno ci ho preso. Aia merda. Aia. Ari, porca puttana. E nulla. Mi centrano H24, c'è cioè quello che non deve ricaricare mai, cioè la K47 col caricatore al nastro, perché sennò non si spiega. Hai rotto i coglioni. E basta, figlio, un'ora che spari e basta. Ricaricalo sto cazzo di fucile di merda. Ma che cazzo? E damo. Non mollate! Gli Angel se ne sono andati! Possiamo ancora farcela! Sta zitto! Non è un po' esagerata la granata? E niente. Non mollate! Gli Angel se ne sono andati! Possiamo ancora farcela! Ti devi stare zitto e basta! Quello era l'ultimo. Ecco perché gli Aind se ne sono andati. Non devono lasciare tracce. Doveva essere un carico di Nova 6, altrimenti Kravchenko non si sarebbe preso il disturbo. Per raggiungere la fusoliera dobbiamo arrampicarci sull'ala. Vado per primo. Piano, Vai piano, Mason. Io stabilizzo da questa parte. Stabilizzo, basta che... Piano, piano. Via, raga, via, che qua si scivola.
Non sono ridotti benissimo. Cos'è successo? L'arma chimica. La Nova 6 deve essersi dispersa dopo lo schianto. Lancia granate China Lake. Cazzo, ci fanno i russi con armi americane? Deve essere una montatura. La Nova 6 è sparita, ma guardate, una mappa della zona. Deve essere il complesso di Kravchenko, in mezzo al Laos. Kravchenko deve morire. D'accordo, Meso. Andiamo. Questo lo prendo io, ok? Che poi non ho capito bene questa decisione strategica. Che cosa dovrebbe servirci venire in questo punto? Bowman, al fucile di precisione. Mason, usai China Lake. Speditele al creatore. Bene. Nemico a terra! Cioè, ad esempio, mi spiegate? Io vorrei capire, sinceramente parlando, qual era il loro piano strategico una volta fatta questa stronzata. Cioè, noi siamo qua a sparare adesso a questi qua che sono indifesi laggiù, ok. E quindi c'è, che ci devono arrivare dei rinforzi? No, non c'è un piano, non c'è niente, stiamo semplicemente giocando a fare il tiro a segno con la gente in da sotto. Top. Ma sta zitto. Minchia, ho beccato Lind! No! Cazzo! E non è che c'è molto da tenersi forte! Oh beh! Op! Giustamente. E tra l'altro loro come hanno fatto a cadere che non erano finiti nel muso dell'aereo? Vabbè. Tra l'altro voli chilometrici, perché guarda dove è finito il muso dell'aereo e guarda dove siamo finiti noi, cioè abbiamo fatto una caduta di... Cioè praticamente abbiamo fatto un chilometro di volo in caduta libera, così. Teletrasporti. Dobbiamo recuperare. Ecco, sempre il 42. Vabbè. Dragovic ti ha catturato di fuoco. La tua unità è sparita nel Laos, probabilmente morta. Il tuo contatto Hudson ha dovuto continuare a cercare la Nova 6 senza di te. Che tristezza, eh? Quel maledetto bunker sovietico. Esatto, un complesso militare pienamente funzionante, sepolto tra i monti Urali. È lì che Hudson è stato contattato da Friedrich Stein. Scienziato nazista che ha sviluppato la prima Nova 6 per Dragovic. È lì che Hudson ha saputo dei numeri della trasmissione. Io ero lì, preso. Ci sono stato nel complesso di Yamantau. Oh, cielo. I numeri esistono. Sono sempre esistiti, preso. Non è un gioco. Se non collaboro di nella mia vita. Dov'è la stazione radio che li trasmette? Insomma, abbiamo fatto un buco nell'acqua, un buco nell'aereo e siamo pure volati giù dall'aereo. Ma, dopo che noi siamo stati catturati dai russi, in Vietnam, a quanto pare le ricerche su Dragovic, su Steiner e Kravchenko non sono arrestate, portando Hudson presso il complesso di Yamantau, ma noi vedremo tutto questo nel prossimo episodio. Perciò like, commenti, se volete fare, link alla pagina di Facebook sempre in descrizione del video. Se non siete iscritti, su YouTube iscrivetevi. Noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, baci, ciao.